nei secoli ha portato l'uomo a essere ciò che è. E in questo momento noi abbiamo il compito di preservare questa realtà. Un compito molto difficile che credo che potremo riuscire a svolgere bene soltanto con una grande attenzione nei confronti di questo simbolo di Milano. La grande attenzione passa inevitabilmente attraverso noi operatori della comunicazione. E quindi vi ringrazio doppiamente per essere qui e vi invito a seguire questo che è solo uno dei tanti appuntamenti che la Fabbrica dell'Uomo ha organizzato per portare all'attenzione di tutti i problemi dell'uomo. Saranno seguiti da voi con la passione che a volte nel nostro mestiere diventa doppia quando sappiamo di occuparci di una causa giusta, e questa sicuramente lo è. Invito pertanto Monsignor Manganini a dare un benvenuto a tutti voi. Signore, prego. Ecco maestro, ecco carissimi presenti, io saluto in particolare a nome della Chiesa di Milano, che come sappiamo vede nella vede nel Duomo la sua cattedrale. Questa è una consapevolezza che non bisogna mai perdere, a tal punto che potremmo dire, quando in Italia si parla del Duomo, in generale il Duomo di Milano, anche se di Duomo ce ne sono tanti, e questa espressione indica la chiesa più importante di una città. Quindi benvenuto, noi abbiamo atteso il suo arrivo, siamo contenti di averla tra noi per questi momenti di alta cultura che lei dirigerà, e lo faccio anche a nome dell'Arcivescovo, a nome del capitolo metropolitano, a nome di tutti coloro che vedono nella cattedrale il simbolo della religiosità milanese. Io amo molto Barcellona, so che lei viene da Barcellona, e tra Barcellona e Milano c'è una certa analogia, che non è il caso qui di sviluppare. Bene, è un mese questo molto caldo, è bello che sia così, ma sarà caldo soprattutto per quanto avverrà sulle terrazze del Duomo nei prossimi giorni. Benvenuto e auguri. Veramente. Io in questi giorni ho scoperto, parlando qui in diocesi con gli esponenti della Fabbrica del Duomo, che si sono verificati dei fatti straordinari, come delle anziane signore che venivano a portare 20 euro per dire voglio fare qualcosa anch'io per la Madonnina del Duomo. Ecco, credo che questo sia un segnale importante che dà la misura di come la città di Milano senta poi questo problema. Il vero nocciolo della questione però è portarlo a conoscenza di più persone possibili. Se partite dicendo c'è un problema grave per la Guglia dell'Uomo, non è l'unico, Presidente. A che punto siamo con le iniziative che lei sta portando avanti a tutti i livelli per cercare di sensibilizzare per il problema dell'uomo, per la manutenzione dell'uomo in generale? Io anzitutto ringrazio i partecipanti, ringrazio il maestro Carreras che ci fa l'onore di essere con noi oggi e ancor più nelle tre serate che si preannunciano splendide, il 9, il 12 e il 14 di luglio sulle terrazze del Duomo. L'iniziativa che abbiamo intrapreso, Vivi il Duomo, che è di soli due mesi, credo che stia dando già qualche ottimo risultato. Oltre 2.000 persone hanno già avuto, diciamo, il privilegio di assistere a rappresentazioni di livello elevato, a cominciare dal dramma religioso Every Man, per finire poi al repertorio di musica classica del 30 di giugno. Adesso avremo appunto il maestro Carreras che sicuramente ci delizierà con questa messa creola, che è tra l'altro molto, io direi, di attualità, perché cerca di integrare i popoli attraverso la via della religione. Quindi è, diciamo, una sintesi anche dentale di musica popolare andina,
che ecco, è un piatto prelibato che fa già venire una acquolina in bocca, per cui siamo certi che molte persone in più, altre 2000 e più, parteciperanno alle serate di luglio. Ma perché tutto questo noi abbiamo promosso? È evidente che ci sono delle esigenze concrete che attengono delle, diciamo, necessità. La Guglia Maggiore, che richiede oltre 9 milioni di euro, ma anche la magnifica sala in cui ci troviamo oggi è semplicemente l'aperitivo di quello che potrà essere il Museo del Duomo quando verrà riaperto, perché c'è tutto il retrostante spazio che dovrà essere riallestito e reso altrettanto bello e fruibile di questa bella sala delle colonne. Ma anche qui si richiede un intervento dell'ordine di 10 milioni di euro, oltre alla necessità di valorizzare quanto di assolutamente eccezionale sta all'interno del Duomo, perché c'è il tesoro del Duomo, c'è l'organo del Duomo, c'è l'archivio del Duomo e c'è infine la cappella musicale del Duomo, che è la più antica istituzione musicale, diciamo, di oltre 600 anni di Milano. E in Italia c'è solo la Cappella Sistina a Roma, che ha un'uguale tradizione e un uguale, direi, periodo di servizio alle rispettive cattedrali. Tutti questi sono interventi straordinari che richiedono quell'ammontare di risorse di cui ho parlato, che non è poco. Ma al di là di questi interventi straordinari, ogni anno la veneranda fabbrica del Duomo, che ho l'onore di presiedere, deve avere quasi 15 milioni di euro per far fronte alle spese correnti. E ovviamente gli introiti a compenso di queste uscite derivano soltanto da qualche modesta affittanza, dalla salita al Duomo per i turisti e da qualche modesta donazione. A che punto siamo invece con la cittadinanza milanese? Certamente si nota si ha la netta sensazione di un cambiamento nell'atteggiamento della popolazione nei confronti del Duomo di Milano. Alla passività è subentrata una consapevolezza che è un orgoglio di partecipare a queste necessità del Duomo. Siamo agli inizi, siamo ancora in una fase promozionale e certamente la comunicazione ci ha dato una grossa mano e noi speriamo che ce ne dia ancora di più. La gratitudine nostra va a tutti loro. Le donazioni sono all'inizio, ma come dicevo è importante il cambiamento e la nuova consapevolezza che si avverte. C'è l'imprenditoria milanese che è stata mobilitata dalla Camera di Commercio e che noi speriamo abbia a concretizzare un certo intervento. Ci sono le istituzioni locali alle quali noi abbiamo rivolto più volte l'appello a essere più consapevoli che il Duomo rappresenta, è una delle poche chiese che può definirsi simbolo di tutta una città. E quindi le istituzioni locali è bene che portino avanti delle strategie, diciamo, urbanistiche o in generale relative al futuro della città, che magari contempla la costruzione di grattacieli. Ma alla materia bisogna unire lo spirito, non si può dimenticare l'anima, non si possono dimenticare i valori senza dei quali le gambe degli uomini non si muovono. E il Duomo rappresenta una realtà artistica, culturale e spirituale che è punto di riferimento, è il logo conosciuto in tutto il mondo, è ciò che ha fatto vincere in qualche modo anche le competizioni internazionali. Quindi noi ci auguriamo che ci sia un concorso da parte
dello Stato, delle istituzioni locali, dell'imprenditoria milanese e lombarda, ma oserei dire da parte di tutto il popolo. Il Duomo è stato un fatto di popolo, è stato costruito, diciamo, anche dalle umili contribuzioni della gente di allora, e noi vorremmo che tornasse ad essere un fatto rinnovato di popolo.